Il clan dei Genovese è considerato dai tutori della legge il Gotha del crimine organizzato, la famiglia mafiosa per eccellenza. Lucky Luciano fu l'uomo che trasformò la mafia in ciò che è oggi. Genovese era il braccio, Luciano la mente. Genovese era un violento. Amava lasciare cadaveri sulla strada, vedere gli avversari cadere dalle finestre, dai tetti. Frank Costello era lo zar delle bische clandestine. Costello comandava la magistratura. Non veniva nominato un giudice senza la sua approvazione. Vincent Gigante aveva una duplice personalità. Durante il giorno era un uomo disorientato, dall'aria malata. Ma di sera saliva in limousine e trascorreva la notte nelle bische di Midtown. Era la più importante delle cinque famiglie mafiose di New York, con centinaia di affiliati e un potere assoluto. Tra tutti i nomi leggendari della mafia newyorkese, compresi i Gambino, i Bonanno, i Colombo e i Lucchese, uno spicca sugli altri, Genovese. Ancora oggi, dopo che una guerra senza quartiere ha messo fine all'età d'oro della mafia, il clan dei Genovese, seppure ridimensionato, non è sparito. Continua a guadagnare milioni di dollari ogni anno sfruttando il racket del lavoro nero, dell'estorsione e del narcotraffico. Make no mistake about it. This is not a script for The Sopranos. This is the real thing. Nell'aprile del 2001 l'FBI arresta in una maxi retata 45 boss e affiliati mafiosi, personaggi dai nomi pittoreschi come Sammy Meatballs e Frank the Fish, Sammy Polpetta e Frank il Pesce. L'operazione riesce grazie alla soffiata di una talpa infiltrata nel clan dei Genovese. Gli uomini che avevano creato quella famiglia non avrebbero mai tollerato un simile affronto. Ma ovviamente loro venivano da un altro mondo. Alla fine del XIX secolo vengono alla luce tre bambini in tre famiglie del sud dell'Italia. I loro genitori non si conoscono, ma condividono un sogno comune: costruirsi una vita migliore nel nuovo mondo. Un giorno quei tre ragazzi si incontreranno sulle violente strade di New York. Insieme daranno vita a una versione cupa del sogno americano, riplasmando il mondo del crimine a propria immagine. Il primo di questi tre ragazzi è Charles Lucky Luciano. Salvatore Lucania nasce il 24 novembre 1897 nella cittadina siciliana di Lercara Friddi. È il primo dei quattro figli di Antonio e Rosalia Lucania. Il padre di Salvatore, minatore nelle solfatare, sbarca con la sua famiglia a New York nel 1906. I Lucania si stabiliscono in un sobborgo ebreo del Lower East Side di Manhattan, ma la promessa di una vita migliore in America sembra oltre la portata di Salvatore. Guardando la realtà che lo circondava, Luciano decise che non era quello il futuro che desiderava. La dura realtà dei bassi fondi, erano famiglie numerose, i padri che lavoravano 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana alla paga di 50 centesimi al giorno. Luciano non voleva lavorare con pala e piccozza. Era convinto che ci fossero altri modi per guadagnarsi da vivere senza lavorare usando il cervello. Così decise di fare. Nel 1910 Salvatore lascia la scuola per lavorare come corriere di una fabbrica di cappelle. Qualcuno lo convinse a diventare un corriere della droga. Luciano iniziò a nascondere partite di eroina nelle confezioni dei cappelli. Subì il fascino della strada sin dall'età di 14 anni. Fu allora che imboccò la via della criminalità, iniziando a commettere piccoli reati, a fumare oppio e frequentare prostitute. Sua madre si vergognava di lui, così cambiò il suo nome in Charles Luciano, invece che Salvatore Lucania. Fu un modo per non infrangere la reputazione della famiglia. A 18 anni, Luciano viene arrestato per possesso di eroina e condannato a un anno di prigione. Durante la detenzione,
i genitori non gli faranno mai visite. Il padre di Luciano gli voltò le spalle e lo diseredò. Gli disse: non voglio avere un figlio come te. Per quanto mi riguarda, tu non sei più mio figlio. Presto Luciano crea una propria gang, reclutando giovani leve nel quartiere di East Harlem, tra questi un certo Frank Costello. Francesco Castiglia era nato nella cittadina di Lauropoli il 26 gennaio 1891 ed era il minore di 6 figli di Luigi e Maria Castiglia. A 4 anni la sua famiglia si imbarca su un affollato piroscafo alla volta dell'America. Lo spazio a bordo è tanto esiguo che Francesco compie la traversata dentro una grossa pentola. La sua famiglia si stabilisce ad East Harlem, un quartiere brulicante di poveri immigrati italiani. Suo padre aprì con difficoltà una piccola drogheria ad Harlem. Frank odiava suo padre, lo considerava un incapace. Il giovane Francesco, invece, ammira gli uomini eleganti che vede per le strade. Uomini del vecchio continente, che hanno portato con sé le tradizioni del crimine organizzato. Segretezza, lealtà e rispetto. Guardandosi intorno, vedeva un'intera classe di giovani che, pur non lavorando, erano sempre ben vestiti. Non ricoprivano alcun posto di potere particolare, né governativo né industriale. Eppure infondevano senso del rispetto. Erano i membri di Cosa Nostra. A 13 anni, Francesco abbandona la scuola per entrare in una gang di strada. Per sembrare meno italiano, cambia il suo nome in Frank Costello. A 17 anni Frank ha i suoi primi guai con la legge. Viene arrestato nel Bronx per rapina a mano armata, accusa che poi sarà derubricata. All'inizio Costello mostrò di avere la tempra del duro. All'epoca ancora non era conosciuto come il gangster faccia d'angelo, il primo ministro della malavita. Era uguale ad altri delinquenti di strada. Nell'autunno del 1914, a 23 anni, Costello sposa un'affascinante quindicenne ebrea, Loretta Geigerman. Pochi mesi dopo, Frank viene arrestato per detenzione di armi e condannato a un anno di prigione. Credo che dopo quell'episodio, Costello non portò mai più una pistola. Decise di usare la testa invece della violenza per farsi largo. Il terzo di questi giovani immigrati italiani è Vito Genovese, nato 3 giorni dopo Luciano, il 27 novembre 1897 a Rosolino, vicino Napoli. Si trasferisce a New York con la famiglia a 16 anni. I genovesi si stabiliscono nel Queens, dove il padre di Vito gestisce una piccola impresa edile. Ma Vito è attratto dallo scintillio di Manhattan e presto si trasferisce da alcuni parenti a Little Italy. Vito si rivelò un violento, un delinquente puro, sin dal primo giorno. Vito Genovese era un criminale di strada, incline all'uso della violenza, pronto a usare l'omicidio come mezzo per raggiungere i suoi fini. Sin da bambino, Vito aveva sognato di entrare nella malavita. Nel 1921, l'irruente ventenne è arrestato per detenzione di armi. Viene condannato a 60 giorni di galera. Poco dopo, Genovese entra nella gang di Luciano e Costello. All'epoca, il mondo del crimine newyorkese non è dominato dagli italiani, ma da gangster ebrei. Lo stile spregiudicato di Luciano nel gestire gli affari attira l'attenzione di un noto criminale ebreo, Arnold Rothstein, in cerca di giovani e promettenti leve cui affidare alcune operazioni criminali. Luciano fu il primo gangster italiano ad accettare di lavorare per altri. Due dei suoi più stretti collaboratori erano Meyer Lansky e Ben Siegel, due uomini di fede giudaica. Luciano diceva: mi fido di loro, lavoriamo bene insieme e facciamo soldi, non mi importa che non siano italiani.
Mentre Luciano e Costello accettano di collaborare con gangster ebrei, Genovese si rifiuta di fare affari con non italiani. Genovese diceva a Costello: Frank, che ci fai sempre in giro con quegli ebrei? E Costello, guardandolo, gli rispondeva: sta zitto, Vito, ricordati che anche tu sei un immigrato. Rothstein è un mentore potente, ma qualcosa di ancora più forte sta per trasformare la malavita newyorkese e offrire ai tre giovani italiani un'opportunità d'oro. Nel 1920 entra in vigore il proibizionismo. Il proibizionismo diede alla mafia il supporto finanziario che consentì ai boss di differenziare i propri interessi anche in altri settori. Sotto la guida di Rothstein, i giovani ambiziosi italiani imparano ad ungere gli ingranaggi della corrotta macchina democratica di New York, la Tammany Hall. Pagando le dovute tangenti a politici, poliziotti, procuratori distrettuali, gestiscono indisturbati la produzione clandestina di alcolici. Erano uomini poco istruiti, che però avevano appreso le regole della politica americana. Avevano imparato che se avessero foraggiato i politici con denaro contante, senza lasciare traccia, avrebbero ottenuto l'appoggio necessario ai loro affari. Un solo ostacolo si para sulla strada di Luciano: Costello e Genovese, i vecchi boss siciliani, gli uomini d'onore ancora ai vertici della malavita mafiosa. Mentre il proibizionismo si trasforma nel maggiore racket di tutti i tempi, i boss siciliani iniziano una sanguinosa guerra tra cosche. Luciano lavora per Joe Masseria, detto il boss. Il rivale di Masseria, Salvatore Maranzano, vuole che Luciano lavori per lui. Lucky si rifiuta e ciò gli costerà quasi la vita. Fu preso da 5 gangster intorno alla 50esima strada, pestato a sangue e gettato in un angolo come morto. Lo lasciarono tramortito, ma Lucky riuscì a cavarsela. Secondo la leggenda, quando i suoi amici seppero dell'accaduto, gli avrebbero detto: sei stato fortunato ad esserne uscito vivo. Così da allora fu soprannominato Lucky, cioè fortunato. L'aggressione lascerà a Luciano una palpebra semichiusa e una terribile cicatrice sul mento, e lo convincerà che per i vecchi boss è finita. Con l'aiuto degli amici ebrei, Luciano organizza gli omicidi di Masseria e di Maranzano. Ottenuta la sua vittoria, Luciano decide di creare un'organizzazione molto più potente delle gang di strada, un impero mafioso da gestire come un'impresa, dando vita al vero crimine organizzato. Nel 1931, un giovane ambizioso gangster, Lucky Luciano, ha eliminato i due boss italiani più potenti di New York. Ora è pronto a cambiare il volto del mondo del crimine. Chiama a raccolta tutti i giovani compatrioti e rivali della malavita newyorkese. Gente come Carlo Gambino, Joe Bonanno, Tommy Lucchese e Joe Profaci. Propone di dividere il racket della città tra 5 famiglie mafiose. Il capo di ciascuna famiglia siederà ad un consiglio di amministrazione noto come la Commissione. L'idea era di gestire il crimine come una vera impresa commerciale. Nessuno doveva avere l'esclusivo controllo di un settore del racket. In caso di problemi, non si sarebbe arrivati alla guerra tra cosche, ma ci si sarebbe presentati alla Commissione, che avrebbe poi emesso un verdetto finale. Questo diede alla mafia una prospettiva nazionale, una continuità estranea a qualsiasi altra organizzazione criminale. I gangster ebrei o irlandesi non avevano un'organizzazione così ben strutturata come quella della mafia. Sebbene i boss della commissione abbiano tutti lo stesso potere, Luciano ne è il primus inter pares. Luciano aveva una capacità di comando del tutto personale, non perché fosse più violento degli altri. Erano tutti assassini incalliti, che amavano raccontare le proprie imprese, solo che Luciano aveva un'autorità superiore agli altri. Luciano arruola i suoi vecchi compari, Vito Genovese e Frank Costello, nella conduzione della famiglia. Il brutale Genovese avrebbe sbrigato il lavoro sporco, mentre l'astuto Costello avrebbe seguito gli affari di famiglia alla Tammany Hall.
Con il racket delle bische, dei narcotici e dell'estorsione, presto la famiglia inizia a guadagnare più denaro di molte grandi compagnie. Il clan dei Genovese aveva due delle principali leve del potere della vita newyorkese dell'epoca. La prima era la capacità di minacciare, di infondere paura. L'altra era la disponibilità di una quantità smisurata di denaro. A 34 anni, Lucky Luciano, arrivato in America da povero emigrante siciliano, è il gangster più potente di New York. Adorava essere Charlie Lucky Luciano, il primo gangster della città. Amava essere riconosciuto, omaggiato. Andava in giro sempre ben vestito, alla guida di auto di lusso, in compagnia di donne affascinanti. Luciano frequenta i posti alla moda di New York, come lo Store Club, e frequenta divi del cinema, politici e donne bellissime. Il multimilionario porta sempre con sé parecchio contante per tenere alto il morale delle feste. Viveva in modo sfarzoso, in un attico da sogno al Waldorf Astoria. Aveva iniziato ad assaporare il gusto della celebrità, sebbene molti uomini del suo entourage lo avessero spesso messo in guardia dai rischi di quello stile di vita. Quando si acquista troppa visibilità, si diventa un bersaglio facile, molto facile. Nel 1935, un giovane vice procuratore distrettuale, Thomas Dewey, lancia una crociata per sradicare la corruzione mafiosa da New York. Lucky Luciano è il suo obiettivo primario. Luciano viene arrestato con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Nel 1936 viene giudicato colpevole e condannato a scontare da 30 a 50 anni nel penitenziario di Dannemora, nello stato di New York. Continua a comandare la famiglia dalla cella, ma le operazioni quotidiane vengono affidate al suo numero due, Vito Genovese. Gli altri uomini del clan consideravano Genovese un bruto, un cavernicolo. Luciano aveva sempre dato alla mafia un'impronta imprenditoriale, mentre Vito risolveva qualsiasi problema ricorrendo alla violenza e all'assassinio. Dal suo sguardo si capiva che avrebbe potuto ucciderti senza alcun rimpianto nel giro di un secondo e senza pensarci due volte. Aveva gli occhi di un assassino spietato, quale in effetti era. Genovese non si ferma davanti a nulla per ottenere ciò che vuole. Poco dopo la morte della moglie avvenuta nel 1931, comincia a interessarsi a una cugina, Anna Petillo, di appena 22 anni. C'è un solo problema. Anna è già sposata. La soluzione di Vito è semplice. Fa uccidere il marito e sposa Anna due settimane dopo. Costello temeva che la condotta di Vito potesse attirare troppa attenzione. Dal canto suo, Genovese era convinto che l'unico modo per far funzionare il crimine organizzato era incutere negli altri rispetto e paura, anzi, terrore. Presto la condotta violenta di Vito gli si ritorce contro. Nel 1937 è costretto a lasciare la moglie negli Stati Uniti e a riparare in Italia per sfuggire a un attentato. In assenza di Vito, il 46enne Frank Costello assume il comando della famiglia mafiosa di Lucky Luciano. Diversamente da Genovese, leggendario per il suo temperamento violento e brutale, Costello ha un approccio più civile al mestiere di boss. Costello è un uomo dall'aria mite e con una voce stridula, retaggio di un intervento alle corde vocali. Ritiene che le divergenze tra boss riguardino soltanto il modo di fare soldi. La sua abilità a mantenere la pace tra le cosche gli vale il soprannome di primo ministro della malavita. Fu Costello a creare la struttura triade che divenne il modello per il crimine organizzato moderno. Nella triade si combinano tre elementi: politica, affari e criminalità. Tutti e tre devono coesistere e collaborare. Tra gli anni 40 e 50 a New York non si poteva diventare giudice, procuratore distrettuale o fare carriera in politica senza l'approvazione di Frank Costello. Era un corruttore, ha trasformato il sistema americano.
Se giudici, politici, procuratori, tutti vengono corrotti, l'intero sistema di governo diventa corrotto. Per questo era più pericoloso di Vito Genovese, che era un killer puro e semplice. Nonostante i suoi successi finanziari, Costello non ama il ruolo di padrino. In fondo è diventato boss per necessità e non si trova a suo agio con il rituale e la politica della mafia. Sa di essere molto rispettato dalla criminalità, ma ciò che più desidera è il rispetto pubblico. Era un aspetto della sua personalità. Bramava la rispettabilità dell'uomo normale, non il rispetto derivato dalla celebrità. Frank si riteneva un uomo colto, intelligente, in grado di frequentare qualsiasi ambiente. E ci riusciva. Si considerava un uomo d'affari, non un mafioso. Ma per me non era altro che un gangster e glielo dicevo. Frank, tu sei un gangster ben vestito. Infine, nel 1947, mezzo secolo prima di Tony Soprano, il 56enne Frank Costello, depresso, fa l'impensabile per un boss mafioso. Andò da uno psicologo. Rimase in cura da lui per 2 anni. Era convinto che se avesse avuto l'occasione di studiare, non sarebbe diventato un mafioso, ma un senatore. Lo psicologo consiglia a Costello di fare nuove amicizie e di passare più tempo con la gente comune. Ma mentre Costello cerca di crearsi una nuova vita sociale, un'antica nemesi sta per colpirlo. Il suo ruolo di boss mafioso e la sua vita stanno per diventare di dominio pubblico. Alla fine degli anni 40, Frank Costello guida il clan dei Genovese da quasi un decennio. Ma il boss cerca rispettabilità fuori dal mondo mafioso. Su consiglio del suo psichiatra, inizia a trascorrere più tempo con persone normali e meno con gangster e malavitosi. Ma mentre Costello è alla ricerca della pace interiore, il suo rivale Vito Genovese cerca di riprendere il posto di comando. Nel 1946, dopo aver trascorso quasi 10 anni in Italia, Genovese viene estradato negli Stati Uniti e processato per l'assassinio di un affiliato mafioso. Accadde un fatto alquanto singolare. Il testimone chiave dell'accusa rimase vittima di un incidente. Le cause dell'accaduto restarono misteriose. In ogni caso, l'accusa di omicidio contro Genovese decadde ed egli tornò a far parte della mafia americana. Ormai non era più il numero 2, né il numero 1. Era stato declassato a boss di secondo rango. Ovviamente ciò non faceva piacere a Genovese, che da allora covò risentimento contro Costello. Le ambizioni di Genovese non sono l'unico problema di Costello. Nel 1951 viene chiamato a testimoniare di fronte a una commissione investigativa del Congresso contro il crimine organizzato. La commissione interroga Costello sulle sue attività. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. His worst fear was... Si era materializzato il suo incubo peggiore. Durante l'interrogatorio della commissione Kefauver venne alla luce che dietro le apparenze di un elegante uomo d'affari, Costello in realtà era il capo più potente di Cosa Nostra. Umiliato e arrabbiato, Costello abbandona l'aula al terzo giorno di interrogatorio. Viene condannato per oltraggio alla corte e alla pena di 14 mesi di detenzione. 3 anni dopo viene condannato per evasione fiscale, con una multa di $30,000 e 5 anni di prigione. Dopo 11 mesi di galera viene assolto in appello, ma ormai i suoi giorni da boss sono contati. Vito Genovese non ha mai fatto mistero di volerlo rimpiazzare. Lo spietato Genovese è popolare tra i delinquenti di strada, violenti gangster che fanno il lavoro sporco per uomini come Costello che vogliono mantenersi puliti.
Negli anni della latitanza di Genovese, i suoi uomini di fiducia avevano perso potere sotto la leadership di Costello. Genovese si sentiva tradito e per questo cercava vendetta. Genovese è deciso a sbarazzarsi dell'antico rivale. Per il lavoro sceglie un sicario giovane e fidato, Vincent Chin Gigante, un italo-americano di prima generazione. Scalata al potere di Gigante, seguì la via più popolare tra i gangster, la cosiddetta via degli autisti. Per fare carriera nella mafia ad un certo punto si doveva diventare l'autista personale di un boss. Gigante era l'autista di Vito Genovese. Vincenzo Gigante ha 31 anni meno di Genovese, ma è cresciuto con le sue stesse ambizioni, diventare ricco e potente. Gigante era nato il 29 marzo 1928 a New York. Come Luciano, Costello e Genovese, Vincenzo è figlio di immigrati italiani. È il quarto dei sei figli di Salvatore e Yolanda Gigante. I suoi genitori, stabilitisi nel Greenwich Village, non avrebbero mai imparato l'inglese. Suo padre lavora come incastonatore di gioielli, sua madre come cucitrice. Vincenzo lascia la scuola a 16 anni per intraprendere la carriera da boxer. A Gigante fu dato il soprannome di Chin, perché sua madre lo chiamava Vincenzo, scandendo le sillabe. Ma anche per un problema neurologico, quando veniva colpito al mento, sveniva e questo era un inconveniente spiacevole per un boxer. Dopo un KO particolarmente doloroso, Gigante decide di appendere i guantoni e di entrare nella malavita. Scala rapidamente i ranghi. E a 29 anni Vito Genovese gli commissiona il più importante incarico della sua vita. Il 2 maggio 1957, dopo aver trascorso una notte con gli amici e la moglie, Frank Costello torna nel suo appartamento di West Central Park. Appena varca l'androne, sente qualcuno gridare il suo nome. È Gigante. Vincent puntò l'arma in direzione della tempia di Costello e gridò: «Questa è per te, Frank!» e fece fuoco. Se non lo avesse chiamato, probabilmente sarebbe riuscito a ucciderlo. In quel modo, invece, costrinse Costello a voltarsi per vedere chi lo stesse chiamando. Mentre si voltava, il proiettile gli perforò la cute, attraversò di striscio il cranio e uscì sopra l'orecchio opposto. Costello si accasciò al suolo e il sicario fuggì via. Costello viene trasportato di corsa al Roosevelt Hospital, dove i dottori gli bendano la testa e lo rimandano a casa. Nemmeno le corrotte autorità newyorkesi possono evitare la risonanza pubblica dell'episodio. Vincent Gigante viene incriminato per tentato omicidio. Ma durante il processo, Costello, testimone chiave, dichiara di non poter identificare l'uomo che gli ha sparato a distanza ravvicinata. Gigante viene prosciolto. Alcuni giornalisti che avevano assistito al processo dichiararono che appena Costello abbandonò l'aula, Gigante gli corse dietro dicendogli: «Grazie, Frank». Frank sa di essere fortunato ad essere vivo, ma ormai ne ha abbastanza della mafia e lascia la poltrona di boss. Il nuovo leader della famiglia è Vito Genovese, un uomo dalle idee molto diverse sulla gestione del crimine organizzato. Vito Genovese era un boss mafioso doppio giochista, capace di stringerti la mano il minuto prima e di pugnalarti alle spalle subito dopo. Primo impegno sull'agenda mafiosa di Vito è organizzare un incontro segretissimo della commissione per spiegare agli altri boss le ragioni dell'agguato a Costello. Si rivelerà la sua peggiore decisione. Nel 1957 il boss mafioso Frank Costello si è ritirato. Ora nulla più impedisce a Vito Genovese di diventare il boss della più potente famiglia mafiosa americana. Il suo primo incarico da boss è spiegare alle altre famiglie il perché dell'attentato a Costello.
Vito Genovese sentiva il bisogno di istituzionalizzare davanti alle altre famiglie mafiose la nuova leadership, spiegando che tutto sarebbe rimasto uguale. Per questo organizzò una riunione straordinaria. Il 14 novembre 1957, i boss mafiosi di tutto il paese si danno appuntamento nella città di Apalachin, nello stato di New York, per incontrare il nuovo leader. Più di 100 affiliati del crimine organizzato si incontrano nella residenza di campagna di uno di essi, ma la loro presenza non passa inosservata. Gli ufficiali di pattuglia nella zona notano la fila di auto di lusso parcheggiate davanti alla casa. Richiedono blocchi stradali e rinforzi. Quando vedono arrivare i poliziotti, alcuni mafiosi fuggono a piedi nei boschi vicini. Altri cercano di raggiungere le loro auto. Vennero arrestati 60 boss con l'accusa di associazione mafiosa. La maggior parte venne in seguito prosciolta, ma ormai il danno era fatto. Ormai il crimine organizzato aveva sollevato l'attrazione dei media, uscendo con titoli del tipo Summit della Mafia, Raduno di Boss. E per la mafia fu un vero guaio. Si può dire che fu l'inizio della fine. Fino a quel momento, molti tutori dell'ordine non sapevano nemmeno dell'esistenza delle cosche. Per tutto il paese si scatenò grande curiosità sull'origine dei clan e della struttura mafiosa. Gli altri gangster non perdonarono mai a Vito Genovese di aver organizzato quella fatidica riunione. Ma Genovese è troppo potente per essere estromesso dalla cupola mafiosa. Ha ereditato un vasto impero criminale che tocca quasi ogni aspetto della vita di New York. La sua influenza spazia dai sindacati operai al settore tessile, all'indotto portuale, al gioco d'azzardo, alla prostituzione, alla raccolta di rifiuti. Infine ha cominciato a coltivare un nuovo settore molto redditizio, il narcotraffico. Genovese e la sua gang vedevano nella droga la nuova mucca da mungere della mafia. Vito non si rese conto che stava scherzando col fuoco. Costello si era sempre rifiutato di trafficare nella droga perché sapeva che le autorità non avrebbero mai perdonato che si macchiasse di quel tipo di reato. Ben presto lo stesso Vito cade vittima del racket della droga, tradito da uno spacciatore di terzo ordine. Nell'aprile del 1959 il 61enne Vito Genovese viene accusato di traffico e spaccio di stupefacenti, un crimine federale. È condannato a scontare 15 anni in un penitenziario di Atlanta. Anche il suo autista Vincent Gigante, che 2 anni prima aveva sparato a Frank Costello, viene condannato per reati di droga a scontare 7 anni nella stessa prigione. Vito continua a guidare la famiglia dalla cella con l'aiuto di Gigante come apprendista. Ma anche dietro le sbarre il temperamento di Genovese resta indomito. Nel 1963 inizia a sospettare che la sua ex guardia del corpo e compagno di prigionia, Joe Valachi, sia una talpa. Un giorno all'improvviso Vito Genovese si avvicinò a Valachi, lo abbracciò. Poi lo baciò su entrambe le gote. Valachi era siciliano, sapeva cosa significasse quel gesto. Nella cultura siciliana è il bacio della morte. A quel punto, Valachi si offrì di fare una cosa che nessun membro di Cosa Nostra aveva mai fatto prima: rivelare i segreti della mafia in cambio di protezione. Nel settembre del 63, Valachi testimonia davanti ad una commissione investigativa del Senato sul crimine organizzato. In un interrogatorio trasmesso dalle televisioni nazionali, rivela in dettaglio la struttura della cupola mafiosa e nomina le 5 famiglie. This is the way I burn if I expose this organization. Per la prima volta, un membro del crimine organizzato rivelò l'importanza e la posizione delle singole famiglie all'interno della commissione di Cosa Nostra. Le colpe di questa delazione furono addossate a Vito Genovese, che non era riuscito a tenere a freno Valachi, trasformandolo in un informatore di portata incalcolabile. I tutori della legge iniziano a chiamare le varie famiglie col nome del boss a capo di ciascuna.
L'ironia della sorte fu che Genovesi, che aveva dato il nome al clan fondato da Luciano e da Costello, più di chiunque altro contribuì a distruggere l'eredità lasciatagli dai suoi... sì, dai suoi predecessori. Nel febbraio del 1969, Vito Genovese muore di infarto in prigione a 72 anni. Ora la famiglia ha bisogno di un nuovo capo dal profilo più basso. Presto troverà il boss adatto alle sue aspettative. Alla morte di Vito Genovese nel 1969, molti dei segreti più importanti della mafia sono stati rivelati. Ora, la famiglia che porta il suo nome ha bisogno di un capo, maestro nell'arte della dissimulazione. A colmare quel vuoto sarà una delle figure più pittoresche della storia della mafia. Vincent Chin Gigante è noto per essere colui che aveva sparato a Costello nel 1957. Dopo aver scontato 5 anni in prigione con Genovese per traffico di stupefacenti, nel 1964 viene rilasciato. Esce di prigione con una nuova consapevolezza del ruolo di boss e determinato a non farvi più ritorno. Giurò a se stesso che non sarebbe più tornato in prigione. Imparò a far sparire ogni traccia, a essere più guardingo. Nel 1970, Gigante è accusato del tentativo di corruzione dell'intero corpo di polizia di Old Tappan nel New Jersey. Per il suo avvocato si tratta di un grossolano equivoco. Gigante aveva pagato tutti i poliziotti della città. Il suo avvocato si appellò alla richiesta di infermità mentale. Sostenne che, essendo il periodo natalizio, aveva distribuito mance ai poliziotti come si fa con il postino o lo spazzino. Le accuse decadono. Gigante ha trovato una strategia efficace per non tornare in prigione. Per sfuggire al controllo dei tutori della legge iniziò una lunghissima e ben architettata sceneggiata della presunta infermità mentale. Ad esempio, si fermava a parlare con i parchimetri e con i cani, affermando che gli rispondevano. Un giorno, quando gli agenti dell'FBI gli piombarono in casa per notificargli un mandato di comparizione, lo trovarono nudo nella doccia, con l'ombrello aperto. Non è chiaro quando Gigante abbia assunto il ruolo di boss del clan dei Genovesi. Per gran parte degli anni 70 e 80 si ritiene che il boss sia Anthony Salerno, Tony il Grasso. Ma alla fine degli anni 80, The Chin è senza dubbio il capo. Cercammo di catturare The Chin, ma era così abile a nascondersi che non ci riuscimmo. Riusciva a far perdere le sue tracce. Era molto intelligente. He was a smart guy. Gigante continua a vagare per le strade del Greenwich Village, dando l'impressione di essere più un malato di mente che un boss mafioso. Era solito aprire le riunioni della commissione scusandosi, dovendo salvare le apparenze, per essersi presentato in pigiama o in accappatoio. La stampa newyorkese lo ribattezzerà The Odd Father, il padrino folle. Non ritengo attendibile la teoria dell'infermità mentale. Ad esempio, ad alcuni membri della famiglia non era nemmeno consentito di pronunciare il nome di Gigante, pena la morte. Non era permesso loro nemmeno di chiamarlo The Chin, ma potevano riferirsi a lui soltanto indicando il mento. Ora, se non fosse stato il temuto boss di un clan mafioso, perché gli altri affiliati avrebbero avuto tanta paura di nominarlo? Per oltre 2 decenni, Vincent Chin Gigante evita le incriminazioni, fingendosi infermo di mente, e ha anche le prove mediche per dimostrarlo. Gigante si faceva ricoverare spesso negli ospedali psichiatrici e riusciva sempre a convincere qualche medico della sua pazzia. Così il governo doveva nominare un perito e la storia si trascinava per anni. Nel 1990 l'FBI incrimina Gigante per racket e omicidio, nonché del complotto per assassinare il boss John Gotti. Per i successivi 7 anni, gli avvocati di Gigante e la pubblica accusa cavilleranno sulla sua sanità mentale.
Alcuni credono che abbia sempre finto, e probabilmente è vero, anche se con l'età fu colpito effettivamente da infarti e ictus, cause che possono condurre alla demenza. Nel 1996 un giudice federale dichiara Gigante idoneo ad essere processato. Nel luglio del 97 la giuria proclama Gigante colpevole di associazione mafiosa e lo condanna a 12 anni di prigione. Ma gli investigatori ritengono che Gigante continui a gestire il clan dalla cella del Federal Medical Center di Fort Worth, in Texas. Il governo ha più volte insinuato che Gigante avrebbe continuato a comandare la famiglia, ma è sempre rimasta una vaga supposizione. Qualunque sia il suo ruolo attuale, Gigante rappresenta l'ultimo anello di congiunzione con l'età d'oro della mafia, prima che la lotta al crimine promossa dall'FBI ne riducesse potere e influenza. Vincent Gigante è un boss della vecchia scuola. È l'ultimo uomo d'onore della mafia newyorkese. Vincent Gigante era un uomo devoto alla tradizione, capace di prestare fede ai giuramenti dell'onorata società. Tutti i delitti di cui si è macchiato erano mirati a rafforzare quel sistema. Uccideva solo chi infrangeva le regole di Cosa Nostra. Anche dopo la cattura di Gigante, il clan dei Genovese resta una delle più potenti famiglie criminali americane. Ma negli anni l'influenza di Cosa Nostra come organizzazione è diminuita. La mafia di oggi è solo un pallido ricordo del passato, quando boss potenti come Lucky Luciano, Frank Costello e Vito Genovese fondarono il loro impero, dominando New York con la violenza e la corruzione. I nostalgici rimpiangono i tempi di Lucky Luciano, l'uomo che sapeva come far funzionare il sistema. Oggi non ci sono più giovani italiani che aspirano a diventare gangster. Il loro sogno è di prendere il dottorato e diventare dei professionisti. Per ironia della sorte, il crimine organizzato sta tornando alle origini. Iniziò come una cozzaglia di gang da strada, capeggiate da giovani delinquenti come Luciano e Genovese, che fondarono il crimine organizzato. Oggi la mafia sta tornando ad essere malavita di strada.